E salve a tutti e bentornati sul canale di Konagakure no Filpato. Siamo qui quest'oggi per tornare alla navicella e Think I found what you wanted me to see. lasciare questo pianeta. Sounds like you did. We'll be waiting. Allora, io intanto, visto che sto facendo i video uno per uno praticamente, quindi quando voi vedete questo io ho finito di montare quello prima. Ok. Stavo dicendo, sono praticamente in pari, quindi ho anche la mente abbastanza fresca, perché posso vedere delle cose che magari mi sono lasciato indietro e che non ho effettivamente esplorato quando ho fatto il video scorso. Tra queste cose, allora lì abbiamo quella liana lì. Questo non è uno, non fa uno shortcut, un qualcosa. Abbiamo questa liana che ho visto. E quindi ok. Nuovo poncio. Ah, ok, è la mantellina. Però al momento io starei senza. Poi cos'altro ho visto? Ho visto che di qua sì, c'era una rientranza. This tool was used by someone eager to reach the vault. E adesso ci tocca fare il giro però, per andare a vedere dall'altra parte. Vabbè. E poi altra cosa, ho rivisto un po' di nomi. Quando noi abbiamo raccolto dei componenti di spada laser, abbiamo praticamente ottenuto dei pezzi, il cui nome era del Jedi, di cui ci è apparso l'ologramma all'interno del tempio lo scorso episodio. Quindi praticamente noi collezionando potremmo costruire o ricostruire la sua spada laser e usarla. Il che davvero non è male come idea. Tra l'altro quello è un fossile. Vediamo se lo scansiona. Sì. I'll check it out. Lo scheletro, vediamo. Di un grande rettile morto 1000 anni fa. Ah, tra l'altro, ecco, il tempio si raggiunge qui, officina abbandonata. E quella è la porta che si apre dall'altro lato. La porta è chiusa, anche questa. Tra l'altro qua se si cade non si muore, ma noi. Ma
My friend, it appears the Zepho had some interest in Dathomir. It's strange for such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark. Dathomir. Se ci andiamo. Tanta roba. I'll check it out. Murale sbiadito. Non abbiamo altro. Beh, cominciamo ad aprire questa porta. Ed ora andiamo ad aprire quella... quella cassa che non potevamo aprire perché non avevamo il robottino quando abbiamo sconfitto quel mini boss. Tra l'altro non so se avete apprezzato, cioè se più vi è più chiaro a seguire i miei discorsi quando posso fare delle citazioni, mettervi a fianco un'immaginetta di riferimento da dove... Ah, va riparato il braccio. Stupido io. Troppo presto, vabbè. Comunque dicevo, se vi può essere effettivamente utile una cosa del genere per capire di cosa sto parlando. Perché ovviamente nella mia mente è tutto chiaro la maggior parte delle volte. Però... giustamente, oh, si taglia anche l'erba addirittura. Però giustamente, se voi non le sapete, potrebbe essere difficoltoso seguire determinati ragionamenti che io faccio. Quindi se noi siamo qui, io non posso andare lì. Però posso attaccarmi qui e questo mi porta qua sopra. Io quella cassa non l'ho aperta. E non la aprirò certamente così. Però qua non sono mai stato, aspetta, qui. Vuoi vedere che qua si poteva fare un attacco dall'alto al mostro? Furbi. Lì ci vuole un salto, ma... io voglio arrivare lì. Ma lì non ci si arriva. Almeno per ora non ci si arriva. Probabilmente sbloccheremo un salto della forza, qualcosa. No, però... comunque noi dobbiamo andare dall'altra parte perché c'era una parete in cui era possibile appunto fare la corsa, vi ricordate? Ecco, laggiù. Prima di lasciare questo pianeta voglio essere sicuro che di poter fare il tutto ciò che è possibile fare. Ok, quindi fanno prima due tac tac e poi attaccano. Questa è una cosa che non si era vista prima, cioè non avevamo notato nello scorso video. Allora, qua sotto si può scendere. Tanto
cavo della cuffia mi è finito sotto il pad. Mi dà leggermente fastidio. Allora, quello sappiamo dov'è. Quello è il nostro amico dinosauro o drago. Ha un nome, dovrebbe essere... E lì abbiamo... Abbiamo diverse cose da guardare. Ah, qua è... Stimcrate. Should be here. Wait, can he carry more? Thanks, BD1. Ah, quindi questo è un potenziamento alla vita. Questo non si può spingere. E lì c'è... E lì c'è roba. Lì c'è roba, mannaggia. Lì si può andare. Lasciare questo pianeta sarà abbastanza difficile. Però, beh, tanto io posso tagliare, quindi... È lui, murale del Binog, fammi vedere, l'antica raffigurazione Zeffo del Binog, vista la sua centralità nell'arte Zeffo, Cordova ipotizzò che la presenza del Binog fosse determinante nella scelta di Bogano come sede della cripta, quindi probabilmente il Binog potrebbe essere una creatura sensibile alla forza. E il fatto che non ci abbia ancora mangiato mi fa capire che... Nuovo abbigliamento? Ok. Pochi abbigliamenti. Peccato. Ok. Ho cambiato abbigliamento senza accorgermene. Sì, avevo cambiato abbigliamento senza accorgermene. E... Mi fa pensare che sia legata appunto al lato chiaro. Ora io però qua devo scendere di qui. Esatto. E ci, vabbè, ci vediamo di là, inutile che riguardate tutto. Ed eccoci qua, di ritorno all'astronave. Cosa hai visto? La galleria dei Bogling. BD1. Come on board. We'll talk inside. Oh, BD1, this is Grease. Hey, Grease.
What is that? Get off my sofa! Get off my sofa! No! Get out of there! Get out! That is BD-1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum fabric? Not really. Oh, I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Breeze. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. It contains a list of Force-sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Oh, Cordova, you old fool. You knew him? Yes. A long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute. A holo what? A holocron. It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the Force. Lei è un holocron. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. With that list of Force sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it! Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zepho homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? E infatti. I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. Ah. But you still want to rebuild the Order. Come I Luke. Believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. Quindi si va da Tomir. Riformare l'ordine Jedi, ok. Dathomir sarà un'esperienza molto interessante. Però abbiamo dei dialoghi, aspettate qua. What's this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure, but don't they usually have plants in them? Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy. But you know, you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind a comfortably thick wall of Umbaran glass, that's perfection. All right, I'll see if I can find any. Beh, ho trovato un seme. Non so quando, non ricordo come, dove, né. Perché me l'ho trovato? Lui non parla. Dobbiamo parlare con lei. Seer, can you feel the force at all? Yes. But instead of opening up, I push it back down. The exact opposite of what you should do. Out there, I remembered something about myself before the purge. It was painful. Like I found a piece of myself. That's good. You're learning to embrace the Force again. How can you say that? Because I know what it means to live without it. Okay. I'll keep trying. Lo che tu, però... Cioè, riformare l'ordine, ma... Io rimango fuori, cioè... Vabbè, sono scelte, vediamo... Secondo me non dura tutto il gioco senza... usare la forza. Planet next. Allora, tu sei qui.
Zeffo. Ah, ok, noi siamo qui. Datomi. Però l'obiettivo principale è andare a Zeffo. Però c'è anche Datomir. Però prima andiamo a Zeffo, va. Ah, viaggia così. Here we go, Zeffo. So, if the Order thing is rebuilt, do you think any Jedi will come out of hiding? What makes you think there are a Jedi hiding? No, I'm just curious. Is there someone specific you're thinking of? Well, growing up, we heard tales of a green, pointy-eared, legendary Jedi Master, and... Are you talking about Master Yoda? Yes, he is very legendary. Wait, what? Who? No, no, I'm talking about Master Yaddle. The Jedi High Council member? Yeah, we all have our dreams, okay? Let me have mine. No problem. Okay. Sit down, kid, it's time to land. Storm brewing down there. This might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Neve. Oh. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of bolts to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. Because it's under control, it's just a little tricky. Okay, hold on, hold on, hold on! Oh. Huh. Perfect landing. Easy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. I'll search for signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. Ok, andiamo a fare un giro, allora. Cal, over here. Ah, mi parla... You did good work on Bogano. The more information we gather on Cordova and the Zeffo, those who will get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zeffo, believing their teachings to be important. I, too, was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. Allora. Direi di cambiare vestito un attimo. Questo e anche questi. Questi possiamo anche tranquillamente lasciarli così. Ho messo questi perché se si va nella neve questi dovrebbero essere colori più adeguati. Good work. Oh, we did it. We did it. I hope you're not hurt. What are you looking at? Who are you talking to? Just my ship, the Manus. Good name, right? Intimidating. Oh, what do you know? You've probably never even flown a ship. Maybe I'll teach you one day, when you're done with your Jedi stuff. I'll even give you a discount. Nice landing, Grease. Me? Oh, yeah. Not a problem. It's easy for a skilled pilot like myself, especially when flying a ship like this. This baby was a steal. Well, I mean, I didn't steal it. I bought it. Well, I took out a small loan. Big loan, actually. No, it's fine. Look, we're all fine. Don't worry about it. Don't you have Jedi stuff to do? Get to it, kid. Sì, sì, vado tranquillo.
Allora, lì abbiamo un divieto. E quindi noi entreremo qui. Hangar in disuso, quindi dovrebbe essere vuoto o al massimo contenere qualche segreto. Cos'hai visto? Cassa di stoccaggio. Ok, nulla di che. Ah, ecco, vedi. Come back here. What was in there? Nuovo poncio. Magari più adatto per questo posto. Sì, vabbè, dai. Usiamolo. Questa porta sarà chiusa? È chiusa dall'altro lato. Non avevo dubbio, guarda ormai. O si apre subito? Qua dietro abbiamo qualche segretuccio? No, va bene. Ci siamo portati a casa un poncio nuovo da indossare su questo pianeta. E quando saliremo, se saliremo in alta montagna... Ah! Quello è un incrociatore. O almeno ciò che ne rimane. Ci sono degli imperiali. Watch out, BD. You don't look friendly. Ok, fanno tutti una specie di mossa prima di attaccare gli animali. Quindi una volta gli scazzo si chiama. Tutti i nomi, scazzo, va bene. Questa porta dovrebbe essere chiusa. Infatti. Cosa hai visto te? Ha una lancia. Bastone da esploratore. Cosa hai visto ancora? Got a scan? Beh, il cadavere dell'assaltatore, non è che. Cal, can you hear me? The Empire. They found Zeppo. If they were following the Mantis, we would have been swarmed already. Could they be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. Tutto da solo, lo sapevo. Davo piano apposta. No. Can I get some aid? On the man. Questo non si può parare. Allora, lì abbiamo da saltare e anche qui, però questo mi sa di zona opzionale. Sotto si muore. Mother used this fabric to keep her child warm. They were on the run from something. Ah, ok. Delle volte sono descrizioni interessanti. Delle volte un po' basiche, però. Però quelle che riguardano appunto la trama. Questa era una cosa in più, eh.
Però quelle che richiamano la trama così sono fatte, dovrebbero essere abbastanza curate. Questo dovrebbe portarmi una bella vita. Good catch, BD. This is really gonna help us. Quindi una pianeti ne abbiamo di quelle. Così a sensazione. Ok, dai, torniamo indietro. Che tra poco dovremmo già salutarci. Abbiamo concluso un po', cioè non lo so se ci salutiamo, devo vedere, perché comunque una parte del video sarà tagliata perché per gli spostamenti di prima. Comunque non vorrei arrivare, cioè che faccia 40 minuti 50, però non vorrei andare oltre l'ora. Però anche è vero che questo pianeta siamo arrivati, non abbiamo visto niente. Questo è uno shortcut. Ottimo. Ah, qua non siamo andati, oh. Infatti qua c'è. Come back here. So what was in there? Nuova skin per il robottino. Vabbè. Ok, ah. E il secondo colpo mi colpisce sempre. Devo... Non deve accadere più sta cosa. Questa è una base imperiale. Area interdetta, codice vietato vendere o commerciare, ok. Hanno effettivamente occupato tutta la zona. Lì c'è da arrampicarsi. Qui non si può entrare. E qui c'è un oggetto. Come back here. So what was in there? Nuovo emettitore, ok. Ah, qua posso andare. Però non... Non si può salire qua su. Villaggio abbandonato. Quelli sono... Ah, sono quelli in melinque. Ah, ho capito. Questo lo credi tu. Posso anche fare la capriola sopra, però non so come si fa. Allora, lì abbiamo un ricordo. È passato un caccia? Potrebbe essere la famiglia di cui abbiamo trovato la coperta nella grotta. C'è
c'è da andare lì sopra. E devo essere, cioè proprio all'ultimo devo parare, perché sennò non funziona. No, allora io faccio il ecco, ho capito cosa sbaglio quando c'è il doppio blaster. Io faccio, lo premo due volte veloce, come se fossimo su Sekiro. Su Sekiro farebbe due parate perfette. Qua invece no. Quindi rimango in quella mezza animazione che praticamente mi frega. Perché non, invece se io lo faccio su uno, e in teoria li fa entrambi. Da quello che è appena successo. Io ho premuto R1 per attaccare. Modo dove ricomincio. Questo è bello. Da qua. Oh mamma. Ci rivediamo là. Ok. Questo è più forte. Ah, perché ha la spalluccia arancione, che dovrebbe essere un grado maggiore. Comandante degli esploratori. Ecco perché sono morto. Resistenza maggiore rispetto ai subordinati. Quello non possiamo ancora muoverlo. Però io qua prima ho visto. Esatto, questo. Nuovo abbigliamento. Fammi vedere. Ah, guardiano, ricognitore. Vabbè, qua si entra. Però questo posto mi sembra abbastanza opzionale, quindi qui ci deve essere qualcosa da prendere. Porca miseria, sono caduto, mo? Ok. Ok, qua abbiamo questo. Nuova elsa di spada laser, ok. Quindi ora si prosegue da qua, effettivamente, ma io non voglio. Io voglio vedere quella porta. E qua abbiamo... Ah, abbiamo un posto per meditare.
Però non mediterò. Abbiamo un punto. Quindi quello lo mettiamo. Ah, in alternativa salta durante lo star. Ok, ho capito come fa la capriola. Allora, attacca dopo una schivata rapida per permettere a Caldi di eseguire velocemente un attacco con calcio. Questo al momento non mi serve molto. Io farei questo. Stiamo un po' sulla difensiva. Quello della forza per il momento lo lasciamo lì, perché non dico che non ci serve, ma al momento siamo anche abbastanza limitati. Abbiamo quel potere lì del fermare il tempo. Ma scorciato. Comodo questo. Comodissimo. Ok. Non volevo. Allora, lì abbiamo una grotta con un ricordo, però questo... Quella è una scorciatoia, qua non si può entrare, no. Dobbiamo riparare il braccio, però non abbiamo riparato il braccio. Non so se questo sarà una mancanza mia o effettivamente non si poteva fare. Ah, questo è per meditare. Beh, dire che qua ha senso... Vabbè. Per una fiala. No, dai. Per una fiala no. Impianto delle turbine. Abbiamo un bivio. Però no. Ascoltate. Allora. Facciamo così. Usciamo. E andiamo avanti nel prossimo video. Per questo ci fermiamo qui. E spero che vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao a tutti.